Bene ragazzi, buonasera a tutti comunque Oggi vedremo il nuovo dev Diari terza settimana Ovvero su Deviate e Ciampa Mamma mia Che dire adesso ragazzi, questo ve lo dico col cuore Questo è l'unico che non ho letto tantissimo Ho letto poco, quindi anche io sarò sorpreso di alcune cose Perché lo leggerò insieme a voi Esprimerò il mio pensiero come sempre Vi dirò cosa ne penso di questa cosa o meno in generale Allora, Deviate Deviate questa parte è quella che ho letto ed è molto carina, secondo me. Il Deviet nel 1444 è, è una nazione appena diventata indipendente dopo una guerra contro i Ming. Quindi si parla di una rivolta, praticamente che si libera uh, contro questo famigerato Ming, questo impero cinese che troviamo in quella zona. Di conseguenza, Dewiet parte con un generale 2, 3, 5, 1. Non male come generale, è abbastanza forte, quindi abbastanza avvantaggiato, che si trova con un generale 2 stelle, praticamente. E Daviet sarebbe una nazione normale. Se non fosse per altissima influenza su una nazione, da parte delle varie case, casate nobiliari. Quindi, cosa significa? Che probabilmente ci sono gli Estates nobiliari, che probabilmente saranno un dito. In culetto. Penso che si riferisca a questo jumper. Vero, jumper? Uh, questo porta a varie divisioni della nazione nel corso del gioco. Ok, quindi praticamente ci saranno un pochino piccoli problemi. Ma. Uh, irrilevanti uh, per la nazione Quindi praticamente ci saranno le rivolte Praticamente Questa porta a varie divisioni della nazione nel corso del gioco Quindi si indica che effettivamente ci sarà qualche rivolta Che sarà un pochino uh, Un ditino nel culetto non penso che sia solo per questo Penso che sia anche per altro Io alzo le mani Secondo me qualcosa non sarà molto bella Vedremo comunque le rivolte sono più o meno Facili da sopportare comunque a differenza di Khmer, Majapahit che effettivamente è proprio un taglio alle mani che perde stabilità Comunque può essere un po' più decente Però andiamo a leggere perché effettivamente non sappiamo ancora di cosa si tratta Questo è l'albero missioni dai Viet, Annam e Tonkin uh, E andiamo a vedere queste varie, quindi sono missioni praticamente condivise come varie nazioni in questo update, Dai Viet riceve molti uh, Casus Belli per subject, molto interessante contro le altre nazioni. Più avanti riceve invece Permaclaim sulla regione del Burma, molto interessante, quindi vuol dire che uh, le missioni di Vietnam: Dai uh, Viet, in questo caso, nella zona Vietnam, eh, diciamo così, uh, saranno molte sempre su Casus Belli subject, che sono interessanti. In più, uh, Permaclaim, che penso che sia la prima nazione che ne dovrebbe avere così tante sulla tutta la regione Burma. La missione Muang Puan. Essa ti chiede di annettere Muang Puan. Non so se si legge così, ma spero di sì. Essa è una nazione indipendente, in una situazione piuttosto strana. È garantita da Viet e da Laksan. Ok, quindi praticamente, sai, è una missione non proprio facile da fare. Ed è anche tributaria dei Ming. Quindi Dai Viet dovrebbe diventare tributaria di nuovo, ritornare a tribu cioè diventare tributaria, non ridiventare perché se... Liberato con l'indipendenza praticamente Diciamo che è uh, garantito da donazioni Quindi tu non puoi attaccarlo all'inizio perché devi togliere questa cosa In più devi diventare tributario Quindi è un pochino stortina come me Infatti come dice uh, stesso, uh, stesso iDeb uh, di Europa Universalis 4 Dice che è una situazione piuttosto strana appunto in questo caso Non sarà uh, molto facile Comunque andiamo a vedere Io sono curioso però di vederlo sulla mappa, dov'è? Muang Puang, ah, ok, questa nazione che praticamente sta in mezzo a Clark Sang e dai Viet. Non è una situazione facile, praticamente. È una missione abbastanza particolare, poi vediamo come andrà a finire. Uh, ovviamente, poi ho notato che c'è una missione che dice proprio Subject Lanxand: che non è malissimo, anzi, ti porti sotto qualcuno veramente OP. Andiamo a vedere il resto: è scelta la tua se vassalizzare diplomaticamente la nazione oppure dichiarare guerra a lei e alla Lanxang. Allora, effettivamente penso che diplomatica, essendo una piccola regione, potresti farlo passare come tipo Aragona o Castiglia o Francia con Navarra. Quindi ci sta più o meno una cosa molto interessante. Tramite uh, diplomazia, puoi fartelo passare. Pace, anima mia, e ti risolvi il problema. Le missioni Defi Ming ti consentono di effettivamente rubare la nazione Yue durante la catena di eventi dei Ming. La missione fa perdere Ming anche eventi mandato. Questo è interessante. Questo è veramente interessante. Praticamente, qua punisce i Ming con Defi Ming che si trova in questa zona. Comunque, devi completare un tot di missioni per fare questa cosa. Potresti bullizzare con Dai Viet. Praticamente, Ming. Vabbè, già lo fai normalmente con altre nazioni. Però, comunque, è abbastanza interessante. La missione claim of mandate ti dà la possibilità di cambiare esteticamente il nome in, Viet in Vietnam. Oppure, oppure Dai Nam, altrimenti puoi rimanere Dai Viet. Interessante, ragazzi. Questa è bellissima. Formare il Vietnam, praticamente. Con la missione Acclaimed Mandate Dove sarebbe questa qui? Andiamo a vedere oh, Devo trovarla anche io perché effettivamente non so dov'è Ah è proprio una delle ultime missioni praticamente Però è carina come idea Cioè ragazzi è veramente Una genialità questa missione oh, Poi vabbè c'è la missione Process Western Arms Ti richiede di avere altre rela Relazioni con, no con un europeo Dall'est India Quindi Praticamente devi migliorare le relazioni Con un europeo, esso ti da meno 30% Art Cost e più 10% Siege Ability, molto interessante La missione Fate and Learning ti chiede i costi di tanti templi E di avere un arrello di un, un Alta, quindi una religione unita abbastanza alta, penso più di 80% Se sei di religione confuciana ti dà un bonus permanente alla velocizzazione e di armonizzazione Se non sei, se non sei confuciano ti dà perma-5% idea cost, che non è malissimo alla fine la missione State Education ti richiede di costruire un'università. Una volta completata, aggiungere delle istituzioni progress per ogni istituzione che ancora non c'è in capitale. Minchia, buono questa cosa. La missione, la, la missione Imperial Citadel, uh, Citadel fa qualcosa di cui ancora non si può parlare, però ti dà l'opportunità di mettere la capitale a UE. oppure rinominare Don King, in, Don King a Hanoi. Ah, praticamente... È una cosa molto storica della nazione, cioè la maggior parte delle missioni sono storiche, è veramente interessante come cosa. Andate a vedere anche i TR adesso, proprio la riforma del governo, The Examined System è disponibile da tutte le nazioni, con il mandato oppure con la riforma Confu con la burocrazia boh, boh, confuciana, che effettivamente è meno del 10% del visor cost, mamma mia, proprio bellissima questa cosa, ma... Azzo le mani. Allora, la burocrazia confuciana è un'altra nuova riforma disponibile. Ok, ok, ci sta. Che fa cagare, però un altro discorso. Alle ah, nazioni di cultura vietnamita e la nazione confuciana. De Viet e Corea iniziano con questa riforma nel 1444. Praticamente, questo è un piccolo nef per la, il, la forma di governo. Non mi piace così tanto, però. Ma Magari posso sbagliarmi. Eh, poi vediamo. Allora, intanto, andiamo, continuiamo sotto. Abbiamo visto le missioni al tier che sono abbastanza interessanti. Le quattro missioni in alta stessa sono parecchio speciali Diciamo che servono ad evitare una situazione come questa Ecco qui, qua forse si riferisce Appunto che stiamo parlando prima delle rivolte Andiamo a dare un'occhiata L'obiettivo del giocatore con questa missione è considerare il potere dello Stato E ridurre il potere delle forti famiglie nobiliari Il deviet viene infatti a un disastro tutto suo chiamato Le dinastie del nord e del sud Che Dio ci aiuti questo evento parte dopo le Job Discovery e quando dai è al, al re scarso, in questo caso debole, o seguendo l'albero missione il disastro viene evitato, ma se decidessi di giocare il disastro potrei decidere di giocare Annam o Tonkin. Tonkin sarà sotto la dinastia MAC, se l'evento appare durante le of reformation, se no sarà sotto la dinastia Nguyen. Mamma mia, questo non è proprio una buona cosa Annam invece sarà sotto le ali nel Age of reformation E più tardi sarà sotto la dinastia Trint La divisione dei Daiviet tra nord e sud include anche eventu uh, eventuali subject da Se Dai Viet vassalizza Ming Allora Ming sarà sotto Tonkin Che il Dai Viet è riformabile ad entrambe queste due nazioni Ahia, quindi vabbè È un disastro particolare Devi uh, sopravvivere fino al riform uh, riformante praticamente alle job riformante, in questo caso non, non credo che sia difficilissimo. Secondo il labbra, missione il disastro viene evitato. Quindi devi seguire la missione che riguarda il disastro, in questo caso, qual è? Il disastro. Uh, court the Nobility, Control of the, the Army, Provisione Division, Ah, prevent divisione. Quindi devi arrivare a prevent divisione, praticamente per fermare questa cosa. Sì, praticamente è l'ultima missione, ok. Uh, ora significa che quando inizia il disastro, tu smetti di giocare. Sì, vabbè, questo l'avevo capito tra tranquillamente. Cioè, c'ero cioè, arrivato da solo. Però, per evitarlo, praticamente non è manco così difficile. Devi completare queste tre missioni. Uh, in questo caso, devi arrivare a quella missione... Guarda, le quattro missioni in alto a sinistra. Quindi sono queste quattro. Color Drumming. Color Drumming. Restore Examination. Prova il preventive Praticamente devi fare queste quattro. Non dovrebbe essere difficile. Poi, vediamo. Per fermare tutto questo, dovrai fare le quattro missioni... David fa battere un privilegio e stereo. Allora, aspetta, andiamo a leggere anche qui adesso. Per uh, fermare tutto questo, dovrai fare le quattro missioni in alto a sinistra. Che già abbiamo letto. Devi inizia la partita con un nuovo privilegio dei stessi per la nobiltà: Controllo dell'armata. Questo privilegio aumenta l'influenza della nobiltà. Aumenta il costo dei generali. Aggiunge ancora più influenza ogni volta che regola un generale. Ti dà un pochino di armi tradition a mese. La missione control the army. Ti chiede di revocare questo privilegio avendo il 100% force limit. Quindi avendo il 100% force limit, dovresti riuscire a fermare questa cosa. Quindi la missione Control the Army ti chiede di lavorare questo privilegio avendo 100% di force limit. Ok? Quindi non dovrebbe essere così difficile. La missione Curtail the Nobility ti chiede di ridurre l'influenza delle status della nobiltà avendo 50% di crown Land. Aia, questa. Questa è abbastanza difficile. La missione Restore Examination ti chiede di avere tre advisor di qualsiasi tipo e livello attivi nella tua corte senza deficit. Ok, quindi devi avere tre divisori senza perdere soldi. <ride> Beh, che dire. Molto facile, no? Ti chiede anche di avere la riforma del governo chiamata The Examination System, di Tier 3. Quindi devi pure arrivare a questo tier, poi. Ma non, non facilissimo. Oltre a questo, infine, la missione Prevent Division è quella che effettivamente evita il disastro. Essa ti chiede di avere territori core di Dai Viet, di avere due stabilità e che nel token non è che né eh, o oh, Anna, Annam esistono. Essa ti dà meno 10% di stabilità cost permanente. Che dire, ragazzi? Secondo me è carino dai Viet. Ma c'è sempre ma non è proprio. chissà che come pick. Abbastanza tosta, però. Lo vedremo, ragazzi. Dobbiamo sempre vedere in gioco. Non sarà una cosa infattibile. Ah, allora, sono state cambiate un po' di culture Un po' le culture Il gruppo Thai verde militare contiene le nazioni che possono formare il Siam Quindi praticamente queste qua Tutte quelle che hanno il gruppo verde scuro praticamente, Cioè verde militare in questo caso Possono formare il Siam Interessante questa cosa Quindi dai Viet non puoi farlo Il Khmer ha una... Vabbè a meno che non cambi cultura Fai conversione tutta la cultura Il Khmer ha una sua cultura a parte Con un gruppo a parte Quindi il Khmer... C'è una sua cultura a parte, è praticamente isolato. In questo caso la cultura vietnamita è stata abbaffata mettendola nel gruppo cinese. Questo permette a Daviet di avere il mandato senza penalità. Quindi praticamente Daviet può praticamente diventare il nuovo Ming, in questo caso. Miao. miao. Adesso è nel gruppo tibetano. Quindi praticamente... Non è proprio una cosa bella, però... Vediamo. Charm è diventato del gruppo Malaya. Cioè Glida, accesso, uh, alle, accesso alle missioni specifiche della cultura malaya Mostrate nello scorso di diari Anche questo è interessante perché Champ uh, Champ: Cioè la cultura Cham, scusatemi, non Ciamp uh, Facendo gruppo, la parte del gruppo malaya Può formare i malaya anche da quella zona praticamente Non so se è fattibile, se è facile Ma potrebbe provarci qualcuno Allora, andiamo a vedere un'altra cosa interessante ragazzi Un'altra cosa che dobbiamo andare a vedere È proprio il nostro caro Champa, No? Nuove missioni per Ciampa, e andiamo a vedere ragazzi. L'emissione missioni Rock Conquer Indrapu Indrapura ti chiede di conquistare le due province al nord. Una volta fatte queste due province, diventano di cultura Cham e Shunua. Viene rinominata in Kandara Pura. Ah, faccio cazzo. Buono questa missione, interessante. Comunque ti cambia la cultura. Le missioni, la missione Conquer Vietnam, ti dà meno 20% cultura conversione nel cost per il resto della partita. Non male, meno 20%, minchia, è buonissimo. Praticamente puoi formare una nazione a manetta. La missione Subject Highlands ti dà ti i casus belli contro il Khmer Interessante questa cosa che puoi praticamente fare da subject il nostro caro Khmer La missione Malaya Connection ti chiede di essere alleato ad una, ad una nazione sunni nella regione Malaya Moderatamente forte, in cambio ti dà l'opportunità di diventare tu stesso sunnita Quindi praticamente puoi cambiare anche religione Che è sunnita, non fa male, ma secondo me non è chissà che ci sono religioni un po' così, un po' con lì cioè oddio, non è che su Nita fa schifo, però... Uh, Andiamo a vedere poi. La missione Expedition Totondo ti chiede di conquistare parti dell'Uzone e di avere un colono da qualsiasi fonte. Il cambio ti dà più 25% range, colonial range, che non è male per il resto della partita, incoraggiando però... Perciò... Uh, una scoperta delle Americhe più rapida. E questo potrebbe essere interessante per Ciampa, perché effettivamente uh, facendo questa missione puoi far spawnare il colonialismo anche... In Asia, che sarebbe proprio brutto per gli europei. Bene, ragazzi, penso che sia scritto tutto. Ok, abbiamo finito anche le missioni per Ciampa. Piccolo per quanto riguarda il lato Ciampa, anche carino. Comunque, c'è cioè, un bel po' di missioni, sono interessanti. Sia quelle di uh, Zona Malaya, perché come abbiamo detto nello scorso dev, quelle là di uh, le missioni di Malaya, ci cioè sono quelle di base per tutti. Però, del resto, sono tutte interessanti. In più, quello che mi interessa è Dai Può sembrare difficile, ma secondo me è una bella sfida da provare. E secondo me Dai nel torneo ce lo mettiamo. Dai Viet, Malak e Brunei saranno sicuramente le nazioni giocabili nel torneo, ragazzi. Per chi vuole iscriversi al torneo, ragazzi. che è interessato, uh, puoi iscriversi tramite il nostro Discord. Trovi tutti i link in descrizione nel link, uh, sotto al video. Puoi trovare qualsiasi cosa, ragazzi. Seguiteci, ma non perdetevi anche le live. E iscrivete anche su Twitch. Venite su Discord. Potete seguirmi su Instagram. Qualsiasi cosa, seguitemi. Mua! Ciao a tutti quanti.